Mangiare l'artista francese? Certo, come no. Dottor Scarpa? Sì. Okay. Berardo, proprietario. Comment tu avais pu la licence? André, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Direttore di AVA? General Manager of the Association of Venice, sì, sì. And is one of our managers. Di altissimo livello. Iniziamo con la vostra mostra da Miró a Kandinsky a Bodin. Non si può fare di meglio. E lui è bellissimo. Esatto. Lui è molto ispirato a Miró e Kandinsky, ovviamente quello che lui fa con le linee geometriche figurative, i colori in armonia, ispirato a loro, ma dopo alla fine riesce l'opera originale di Bodin, ovviamente. Fra poco andrà a New York. A New York ils disent ah c'est Kandinsky, non non c'est Bodin. Et juste mostra. Giancarlo Dalio. Ah enchanté. 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 Dottor Scarpa. Franco Scarpa, sono il direttore del Conservatorio di Venezia. En France le champagne, mais je dis le Prosecco. Comme ici un artiste que j'aime beaucoup. Si, je connais l'artiste. Qui a un vrai talent. Et le consulat d'Uruguay. Oui, beaucoup souffert. Et le consulat, nous avons une œuvre d'art de maestro. J'aime beaucoup. Bon, bien, à la vie et à l'art. À l'art. Et à l'artiste. Et à tous les artistes. À tous les artistes. À tous les artistes. Tu parles, c'est l'homme qui parle français, vai. Monsieur, enchanté. Œnologue. Presque. Presque œnologue. Buveur de vin surtout. Buveur de vin, mais t'as raison parce qu'il faut sauver la viticulture. Mais là, justement, là, je suis habillé comme ça parce qu'on est aussi, on est en train de. Les gens qui me touchent, je me souviens d'elle. Qui me touchent. On essaye. Enchanté. Je joue de la contrebasse. Je joue de la contrebasse. Et quand je ferme les yeux. Ils avaient fait de la prison. Et moi, enfant, ça m'avait pris la tête. Et j'avais commencé à prendre un crayon et quelques couleurs. Pour me dire, la liberté, quelque part, ça se mérite, mais souvent, on te la vole, on te la prend. Voilà. Et quindi, lui, da come immagine di bambino, vedeva questo problema di una libertà rubata. Quindi, veramente, anche un grazie, qui c'è il direttore dell'Associazione del Lettore di Venezia, un grazie per alla questa carriera. Generosa ospitalità, perché questa l'artiste vit de lui, naît de lui, vit contrainte et meurt de liberté. Esatto. Voilà un artiste. Esatto. Naturalmente, esaminando le sue opere per farmi un'idea, eccetera, no? Io vi dico che sono stato attirato soprattutto dalle opere su carta. Opere di dimensioni più grandi sono difficili da collocarle, perché purtroppo sappiamo che cos'è l'architettura contemporanea, io direi che meno l'architettura più edilizia. Après ils vont mettre en place l'image de marque, le capital marque à Dubaï et à New York, et j'aimerais que Elena reste mon ambassadrice. Che j'ai vraiment confiance en elle, c'est ma petite sœur. Ecco, quindi lui chiaramente, come ho detto, farà le pulizioni del Cadillac di Monaco, poi sarà a Dubai, ma vorrei comunque che Elena sia sempre la sua ambasciatrice per tutte quante le cose. Buona. Intanto voglio farvi un caloroso benvenuto, buona serata e grazie per essere venuti. Sempre la vostra bella presenza, sottolineo, mi fa sempre una grande gioia. A Venezia, a Charming di Santa Fosca,
abbiamo inaugurato con Giancarlo Dalio la mostra del maestro André, con tanti diversi stili e diversi colori, armonia dei colori del subconscio suo, che lui molto mette veramente, anche se mescola tanti colori con i cerchi e linee diverse, comunque rimane unico, originale nel suo stile di André Baudin. E finalement, quand je regarde la vie, quand je regarde les gens, je suis intimement convaincu qu'il faut développer un précepte. C'est l'insurrection des consciences. L'insurrection des consciences. Pour moi, c'est important, dans mon imaginaire, dans ma vie, quand je me regarde dans une glace, j'ai envie d'exister. J'ai envie de transmettre des choses. Je suis sensible à tout ce qui est existentialisme. Je crois beaucoup à la vie, je crois aux gens. Mais je m'inquiète beaucoup, parce que j'ai rencontré 1000 personnes dans ma vie, 2000 personnes, et j'ai vu qu'il y avait 90% de fausses monnaies. Sono anche piacevolmente emozionata nel vedere le opere di questo artista, un numero così alto di opere su carta, con un lavoro così preciso, con una armonia di disposizione dei colori veramente che incanta l'occhio, quindi veramente le faccio i miei complimenti. Un artista che ci porta a una modalità così pittorica molto particolare, perché innanzitutto sul piano su porta e su carta, perciò la carta ha una reattività, una reazione diversa della tela. Io vedo artisti, perciò sanno di che cosa sto parlando. Je vous remercie et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si on peut le traduire en italien. C'est vrai que quand on regarde quelque chose, il y a voir et regarder, comme il y a écouter et entendre. Ha detto delle cose molto interessanti. Cioè, un modo di vedere e intendere, cioè di superare, diciamo, la prima superficialità dello sguardo, ma cercare di entrare dentro quello che poi l'opera può svelare. Pour apprendre à me connaître, j'ai mis longtemps pour apprendre à me connaître, parce que j'étais dans un schéma économique, j'étais dans des choses qui ne me correspondaient pas, où j'avais pas le cœur à l'ouvrage. Ci ho messo molto tempo a capire chi ero. Ero impegnato in tante cose e poi solo alla fine mi sono ritrovato. C'è la Basilica di San Marco. Merci. Vous savez, dans mon architecture de vie, il manquait une pièce. Elle est là. In un'architettura della vita mancava un pezzo ed è questo. Elle est là. Ok. Ok. Non è facile tradurre gli artisti. Ok. Bien. Ça, c'est bien.